Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Mariano Togetti, faccio parte del forum dei cambiamenti climatici. Introduco questo breve incontro velocemente, in quanto quest'anno questo forum, di cui fanno parte molte associazioni della bassa pianura veronese e di Legnago, per cui hanno aderito Legambiente, hanno aderito tante altre associazioni, Liberi Insieme e Scelta Etica. Ce ne sono talmente tante che me le dimentico ogni tanto. Salviamo il Paesaggio, ISDE e tante altre ancora. Per cui abbiamo deciso quest'anno, per completare l'esperienza dell'anno scorso, appunto di impegnarci dal punto di vista didattico, e quindi con il liceo Cotta abbiamo presentato un progetto che è stato inserito nell'attività di educazione civica, quindi hanno aderito alcune quarte dell'istituto, che qui hanno presenti, di cui ci sono una rappresentanza di queste classi, che dopo si presenteranno loro, di quali classi sono, e quindi siamo qui per vedere il risultato di questo percorso, che consiste nella prima parte, in presenza, aver fatto delle lezioni teoriche, aver fatto anche una conferenza con il professor Mastroianni, che è un noto esperto a livello mondiale di questi problemi, e nella parte finale abbiamo proposto agli studenti di presentare appunto le loro proposte. Noi sono stati liberi di elaborare delle proposte che oggi presenteranno e che si assumeranno l'impegno di realizzare nei prossimi periodi. Vi ringrazio tutti per la collaborazione, e perché ho visto veramente degli studenti molto molto motivati, sia da parte mia che da parte degli altri colleghi che hanno partecipato. Possiamo cominciare con la quarta AS, e poi ci sarà la quarta ASA che presenterà la sua proposta. Grazie. Okay, ciao a tutti, allora, come primo progetto della nostra classe volevamo proporvi un'applicazione. Questa applicazione si chiama Forest ed è sostanzialmente un timer che può essere impostato, appunto, va dai 10 ai 120 minuti, e in questo arco di tempo si decide, perché colui che imposta decide, di stare lontano dal proprio telefono per l'arco di tempo, appunto, che ha impostato. L'applicazione infatti monitora tutto il tempo in cui il telefono non viene utilizzato, mostrando nel frattempo un albero che cresce, appunto, se il telefono non viene utilizzato, mentre l'albero muore se si comincia ad utilizzare il telefono o comunque un'applicazione che non sia Forest. Non è solo questo, perché ogni 10 minuti l'applicazione fa guadagnare 3 monete, e raggiunte le 2500 monete c'è la possibilità di piantare un albero vero nella realtà. Solo che questa funzione, diciamo, è possibile solo per iOS, già fin da subito, pagando 2,29 euro, mentre per Android serve la versione premium. Infatti all'inizio, per scaricare l'app su Android, è gratuita, però per avere la funzione premium bisogna pagare 2,19 euro. C'è a dire che questa applicazione è molto utile e anche molto, diciamo, significativa per persone come noi, sia studenti che sportivi. Studenti, perché appunto abbiamo bisogno di tempo, almeno si ipotizza, lontani dal telefono quando si studia, e quindi mentre si studia si può impostare appunto un arco di tempo, oppure gli sportivi concentrati sull'attività fisica hanno anche maggiori possibilità per arrivare al traguardo delle 2500 monete e quindi dell'albero. Appunto, però, c'è la questione del pagare, cioè bisogna pagare l'applicazione, ma 2,29 euro e 2,19 euro non sono molti alla fine se si fanno due conti. Grazie. Grazie a voi.
ad un progetto, ci siamo documentate sulla raccolta differenziata in Italia e abbiamo visto che grazie a dei grafici che la percentuale di differenziata di rifiuti urbani è più alta nel Veneto, è la regione più alta con il 73,8% in opposizione alla Sicilia che è quella più bassa con solo 29,5%. Successivamente ci siamo soffermate sulla nostra regione, ovvero il Veneto, e abbiamo visto che Verona è una delle più basse, è una delle province con la percentuale più bassa del 66,3%. Questo fa vedere come ci sia ancora bisogno di informazione riguardo l'argomento e soprattutto di agire insieme. Per questo motivo l'azione che abbiamo scelto consiste nel promuovere giornate in cui volontari raccolgono i rifiuti nelle zone verdi del nostro territorio, come per esempio i parchi giochi oppure gli argini dell'Adige o le aree artigianali. Si tratta di dividersi in gruppi e muniti appunto di sacchetti della spazzatura e guanti raccogliere le varie sporcizie lasciate nei luoghi pubblici ogni 3-4 settimane. Avremmo inoltre pensato che queste attività si potrebbero includere nei laboratori estivi promossi dalla scuola e questa è un'ottima occasione, oltre che per fare una buona azione nei confronti dell'ambiente, anche per socializzare, per confrontarsi sia con i nostri amici ma anche con nuove persone. Bene, grazie. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo i rappresentanti della 4 ASA e a seguito del corso che abbiamo fatto insieme al professor Tagetti sul clima abbiamo visto come noi, giovani studenti, ormai tutte quelle piccole azioni che facciamo quotidianamente sono molto importanti sul clima che possiamo, sull'inquinamento che possiamo causare. Infatti basti considerare l'effetto farfalla, quindi tutti quei piccoli quelle piccole azioni che facciamo giornalmente e che potrebbero portare a dei cambiamenti enormi a lungo termine. Proprio per questo si vede per esempio tutti quei singoli, quelle singole malattie che potrebbero essere a livello cardiocircolatorio, respiratorio, a causa dell'inquinamento, e quali sono causate appunto dall'inquinamento. E per esempio basti vedere il singolo riciclaggio della plastica, il quale dal punto di vista delle aziende può essere fatto nel momento in cui la plastica è completamente secca, a differenza magari delle volte in cui noi buttiamo via le bottigliette di plastica che molto spesso sono ancora piene del contenuto liquido. E proprio per questo la nostra proposta era quella di fare, al posto di 6 giorni a settimana, 5 ore giornaliere a scuola, era quello di fare dal lunedì al venerdì 6 ore e quindi andando a diminuire l'inquinamento che andremo a provocare il sabato da tutti quei mezzi che noi utilizziamo per venire a scuola, che sia nel caso di motorini, macchine o autobus, insomma mezzi pubblici. E proprio per questo adesso il mio compagno vi esplorerà tutti quei singoli dati che potremo cambiare in un intero anno, andando a scuola 5 giorni a settimana al posto di 6, tenendo sempre comunque costanti le 30 ore settimanali. Allora, intanto partiamo dal guardare questo grafico. Come vedete, la maggiore fonte di produzione di CO2 è prodotta dalle macchine o comunque da veicoli commerciali leggeri, quali possiamo identificare gli autobus. Questo perché sono... Scusate, metto così vedete meglio. Sono le autovetture che producono di più, che inquinano di più. Se no, cambiati di posto con lui e il computer. Ah, ok, va bene, grazie. Con quest'altro grafico possiamo vedere dei dati un po' più concreti. Prendendo il caso delle automobili, vediamo che l'automobile solista consuma per ogni chilometro 160 grammi di CO2. Abbiamo fatto dei calcoli più o meno approssimativi. E prendendo il caso di un automobilista solista e un pullman con carico dimezzato, come dovrebbe essere in questo periodo per il Covid, abbiamo calcolato che la produzione in un viaggio sarebbe intorno ai 3000 grammi di CO2, e quindi andata e ritorno ovviamente, perché bisogna tornare a casa prima o poi, ci sono 6500 grammi di CO2 prodotti.
Andando quindi a fare un calcolo a livello più settimanale o, come nel nostro caso, solo di un giorno, il sabato, riducendo un giorno a settimana, andremo a ridurre all'incirca 33 giorni all'anno per l'anno scolastico, dato che ci sono 33 settimane di anno scolastico più o meno, e quindi avremo una riduzione di CO2 totale che è molto significativa. Questo porterebbe un gran beneficio nella nostra vita, quindi oltre alla riduzione della CO2 dalle macchine c'è anche la riduzione del consumo a scuola, quindi se non venissimo a scuola sabato non ci sarebbero consumi elettrici per comunque il riscaldamento e quindi anche di gas, e quindi la riduzione calerebbe ulteriormente. Quindi applicando questa cosa non solo sul singolo ma su 3.500 studenti, quali potrebbero essere tutti gli studenti del polo di Legnago, la riduzione non sarebbe più una riduzione per ogni singolo ma una riduzione della comunità, e quindi avremmo un beneficio comune. Grazie. Allora, salve a tutti, noi siamo Melissa Elena della Quarta B Sportivo e vogliamo proporvi delle semplici regole per essere dei buoni cittadini o dei migliori cittadini. La prima regola è abbassa. Secondo noi è importante abbassare soprattutto i termini a scuola nel periodo invernale. Possiamo venire magari con un indumento più pesante senza consumare tanta energia. E a casa possiamo aprire le finestre in estate se non c'è eccessivamente caldo, oppure se vogliamo accendere un condizionatore, accenderlo con molto basso, non tenerlo a livelli molto alti. Il secondo è spegni. In questo caso si potrebbero effettuare delle piccole semplici regole sia a casa che a scuola. A casa si potrebbero limitare le ore in cui teniamo i dispositivi elettronici accesi, oppure semplicemente accenderli di notte, oppure anche si potrebbero utilizzare dei pannelli fotovoltaici. Questa cosa potrebbe essere introdotta anche a scuola, in modo tale da ridurre il consumo in minori quantità. La terza regola è ricicla, è la più facile. E possiamo insegnare il riciclaggio anche alle persone un po' più anziane della nostra famiglia, come genitori oppure nonni che non sono abituati fin da piccoli a fare questa azione, e possiamo anche fare una piccola protesta pacifica come è stato il Friday for Future, e anche fare una protesta a livello scolastico per tirare via la plastica all'interno dei dispenser. O come ha fatto McDonald's, che ha tirato via le cannucce di plastica, ha messo quelle di carta e anche i bicchieri di carta. Un altro punto molto, molto importante è cammina. Come tutti sappiamo, molto spesso si utilizzano mezzi di trasporto anche inutilmente, quando potremmo prendere semplicemente in mano la bici e fare ciò che è possibile comunque con mezzi che non consumano. Oppure semplicemente si potrebbe prendere un trasporto pubblico che comunque consuma per una macchina o qualsiasi cosa per più persone, quindi ovviamente il consumo verrebbe ridotto. L'ultima regola è fare un giorno senza carne. In questo giorno le persone potrebbero impegnarsi a non mangiare carne di qualsiasi tipo e ad avere un'alimentazione non del tutto vegana, ma che comunque non comprenda la carne. E per fare però tutte queste regole, per metterle in pratica, non bisogna solo comunicarle, perché possono passare come delle parole all'aria, ma ne abbiamo pensato di farlo in un altro modo, molto che può agevolare gli studenti e comunque i ragazzi molto giovani. Appunto, per diffondere meglio queste nostre idee abbiamo pensato che, visto che comunque i ragazzi utilizzano moltissimo i social, cercare magari di diffondere questa cosa attraverso ad esempio Instagram, creando un hashtag e cercando di diffonderlo, creando anche una pagina in modo tale che le persone possano tranquillamente iniziare a seguirci
e cercare anche loro appunto di essere un miglior cittadino, in modo tale da diffondere sempre di più questa appunto nostra proposta. Buongiorno, la mia era un'idea semplice che mi è venuta in mente durante il periodo della didattica a distanza. Mi sono trovato molto bene a casa a gestirmi i miei compiti, a scrivere i miei appunti sul computer, e quindi ho pensato, ma se andassimo a scuola tutti con il computer e risparmiassimo sui libri, risparmiare sia in senso di soldi che in senso di produzione di carta. E quindi ho cercato un po' e ho visto che ci sono già classi in questo, in Italia ci sono già delle classi che adottano questo sistema. Quindi la mia proposta era quella di eliminare i libri, comprare un tablet, o ognuno si compra il suo tablet, oppure un computer, oppure la scuola mette a disposizione, in comodato d'uso, questi tablet e computer, e i libri verranno poi comprati digitali, per così per risparmiare la produzione della carta. Penso che molti di voi saranno d'accordo che potrebbe essere più produttivo a livello scolastico, perché una persona più invogliata magari adesso a studiare in digitale che a studiare su un libro vecchio magari che non invoglia, diciamo. E quindi la mia proposta era di magari l'anno prossimo provare con una classe campione, vedere se è una cosa fattibile, se porta delle conseguenze positive o negative, e magari se ci troviamo bene espanderlo pian piano a tutto il liceo Cotta. Sì, c'è una classe che già lo fa. Sì, quinta, credo che sia. Ecco. Sì, però insomma si potrebbe incrementare. Prenderlo più aperto a tutti, sì. Tutto qua, semplice. Grazie. Ciao a tutti. Allora, la mia idea è abbastanza semplice. Era quella di fare una raccolta differenziata più concentrata, diciamo, più forte, perché come vediamo ogni giorno dopo scuola i bidelli, quando raccolgono l'immondizia, la raccolgono dentro a un bidone unico e non magari facendo bidoni diversi, come appunto abbiamo ognuno di noi in classe, quello della plastica, quello della carta. E quindi la mia idea è appunto fare una raccolta differenziata di soprattutto anche umido, carta o tutte le immondizie che abbiamo anche in classe, come le cartacee e le rendine. E sì, in questo modo anche diminuire quindi l'inquinamento che c'è anche in natura, e basta. Va bene, e il discorso della plastica che avevi detto anche, che di ridurre la plastica e usare della plastica biodegradabile o della carta, anche delle macchinette, no? Noi purtroppo abbiamo ancora bicchierini di plastica nelle macchinette e quindi insomma bottigliette di plastica, è tutto ancora da fare. Va bene, grazie. Allora, intanto ciao a tutti, e noi abbiamo pensato come progetto di istituire un vero e proprio laboratorio qui al Cotta, come ci sono tanti laboratori di poesia, teatro, coro, eccetera. Noi abbiamo pensato di istituire un laboratorio per i cambiamenti climatici, quindi diciamo in cui possono confluire tutti gli eventi sui cambiamenti climatici che facciamo, che però adesso sono autonomi e sporadici, mentre metterli tutti insieme e trovarci una volta a settimana in sesta ora come tutti i laboratori. E questo laboratorio appunto metterà insieme tantissime proposte. Ok, quindi concretamente noi proponiamo delle giornate di sensibilizzazione per far comprendere a tutti da dove derivano i cambiamenti climatici, quindi le cause prime e le conseguenze. Un orto scolastico è più che altro un progetto a lungo termine, perché dobbiamo pensare non solo alla nostra generazione ma anche a quelle future. Delle ricette di cucina zero spreco, quindi un mini laboratorio di cucina interno a quello dei cambiamenti climatici. Degli itinerari per giri in bici da proporre appunto ai ragazzi, quindi che si possono svolgere in compagnia ma anche come singoli. Una guida con consigli per riciclare, quindi delle azioni da attuare come persone singole o in famiglia.
una giornata, istituire dei giorni senza carne, perché appunto, come ho visto in precedenza, causa degli sprechi, e anche questa è una delle cause dei cambiamenti climatici. E infine quindi una sesta ora dove delle classi o dei ragazzi raccolgono i rifiuti in varie zone di Legnago e non solo. Esatto. Poi l'ultima proposta, che è quella un po' più interessante, diciamo, è un mercatino dei vestiti riciclati, quindi dove si possono riciclare i vestiti. Infatti abbiamo visto che l'impatto ambientale dell'industria tessile solo nel 2015 ha utilizzato 79 miliardi di metri cubi d'acqua, e per ogni maglietta si usano 27 mila litri d'acqua. E quindi praticamente il settore dell'abbigliamento è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di gas e dell'effetto serra. Quindi abbiamo pensato di proporre appunto un mercatino dove si possono riciclare i vestiti all'interno proprio del liceo, e quindi dove, oppure se questo non potrebbe essere possibile, comunque di trovare delle industrie che possano riciclare i vestiti a cui noi possiamo darli, per quindi combattere o comunque affrontare insieme questo grande impatto ambientale che provocano. Bene, speriamo che quindi quest'aula per i cambiamenti climatici la scuola ce la metta a disposizione. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Allora, il nostro progetto si chiama Alle Bici di marzo e non Alle Idi di marzo. E allora, il nostro obiettivo è quello di dimostrare che con un'azione molto semplice, divertente, si può arrivare a raggiungere livelli comunque sia a livello della propria salute sia a livello economico e ambientale molto importanti. Appunto, noi abbiamo scoperto che solo il fatto di moltiplicare per 4 l'introduzione delle bici porterebbe all'abbattimento delle emissioni di CO2 pari a 555 milioni di tonnellate da adesso fino al 2050. Quindi gli obiettivi principali sicuramente sono quelli di ridurre le emissioni del 60% di CO2, e chi sceglie poi di spostarsi attraverso l'uso della bicicletta riduce la sua impronta di carbonio di circa 0,5 tonnellate in anno. Quindi, se solo il 10% della popolazione riuscisse a cambiare il proprio comportamento dal punto di vista del viaggio, insomma, il risparmio ammonterebbe a circa il 4% delle emissioni di CO2. E concludiamo dicendo che a livello di impatto, a livello di salute, a livello di costi, a livello di incidenti, la bici è top. Non esiste un mezzo che ti regala tutte queste cose in un unico strumento a costo di pochi euro, un'unione di inestimabile valore. Vabbè, lasciamo così. Una piccola aggiunta al progetto di Benedetta ed Elisa. L'uso della bicicletta sulle brevi distanze permette di risparmiare sia in inquinamento ma anche in costi effettivi, perché riducendo l'attrito delle macchine, quindi riducendo il traffico, diminuiscono anche i costi comunali. Ho detto uso della bicicletta nelle brevi distanze, riduce i costi comunali di asfaltamento delle strade. Certo è che per diminuire, per aumentare l'utilizzo della bicicletta bisogna investire nella viabilità su bicicletta, quindi nella viabilità ciclabile. E senza questo, soprattutto con ciclabili sicure, non basta ridurre le corsie stradali, le normali corsie, diciamo, delle macchine, perché si creerebbero ciclabili ma non sicure, quindi comunque non sarebbe possibile andare in bicicletta in breve distanza. Fine. Bene, grazie.
Ok. Ciao, siamo Angela Chele. E il nostro progetto prevede una settimana dedicata all'ambiente. Teoricamente la si dovrebbe fare tutti gli anni, però ci si punta un po' di più sulla parte teorica più di quanto non faccia quella pratica. Allora, la nostra settimana prevede appunto una serie di progetti, attività, e alla fine della settimana si porterebbe un bilancio sia dell'impatto avuto settimanalmente e di quanto questo impatto a lungo termine possa effettivamente apportare dei cambiamenti. E tra le proposte abbiamo, intanto, tornandosi a giornate, tutte le classi avrebbero l'opportunità di andare a pulire delle zone di legnago, ovviamente in sicurezza, e la seconda proposta avremo appunto quella di passare tutta la settimana senza luce, ovviamente elettrica, andando a scuola appunto, cioè realizzando questa settimana in un periodo primaverile, quando c'è luce ed è possibile, e utilizzarla lì il meno possibile o lasciarla in default. Vai. Un'altra proposta è quella di adibire due stanze come magazzini per la raccolta di libri, non soltanto quelli scolastici, e vestiti usati proprio per incentivare il riciclaggio di libri e vestiti, e quindi abituarci a comprare anche beni di seconda mano, insomma. La quarta proposta è quella di fare verifiche online, appunto per risparmiare il consumo della carta, e ovviamente verrebbero installati delle applicazioni che permettano ai professori di verificare, diciamo, la correttezza dei ragazzi durante le verifiche, oppure lasciando il computer in modalità aereo. E l'ultima proposta è quella dell'utilizzo della carta riciclata. Infatti all'interno delle fotocopiatrici o delle stampanti potrebbero essere utilizzati i fogli da una parte appunto già usati, già scritti, per evitare lo spreco della carta, insomma. E per invogliare i ragazzi a partecipare a questo progetto, le ore che impiegano potrebbero essere utilizzate e contate nel PCTO oppure nei crediti formativi, insomma. Questa è la nostra proposta. Allora, la nostra proposta era quella di incentivare l'utilizzo di borracce attraverso l'applicazione di macchine per la distribuzione di acqua calda e fredda, e in questo modo incentivare sia i professori che il personale, che gli studenti ovviamente, a ridurre l'utilizzo di bottigliette di plastica. E per questo appunto volevamo inserire questi distributori di acqua e niente, questa è la nostra proposta. Buongiorno a tutti. Il nostro progetto si concentra sull'aspetto pratico della manutenzione della scuola. A questo proposito pensavamo quindi di proporre l'utilizzo di salviette e carta igienica riciclate, considerati gli agenti chimici utilizzati per sbiancare la cellulosa, che durante i processi entrano nelle falde acquifere e sono quindi molto dannosi per l'ambiente. Inoltre volevamo introdurre l'utilizzo di detersivi riciclabili o alla spina per ridurre l'utilizzo dei fusti di plastica, e per questo si dovrebbe parlare col consiglio e con i rappresentanti per far pressione per i bandi riguardanti gli ingrossi per l'acquisto dei prodotti. Grazie. Inoltre, per ridurre l'utilizzo della plastica vorremmo introdurre le merendine, comunque le cose che sono nei distributori automatici, con materiali biodegradabili o comunque materiali che possono essere riciclati, con carta riciclata. Inoltre si può parlare anche con il personale ATA in modo tale da introdurre, sempre grazie ai bandi, l'utilizzo di panni e guanti riutilizzabili, in modo tale da ridurre l'utilizzo di prodotti monouso, come ad esempio i guanti, e anche la produzione di disinfettanti naturali che hanno meno agenti chimici, in modo tale anche per pulire le superfici che utilizziamo tutti i giorni e anche per la nostra igiene. E infine l'introduzione di infografiche, in quanto alcuni alunni si sbagliano ancora per quanto riguarda la raccolta differenziata, e si possono comunque realizzare queste generali infografiche nel laboratorio del progetto precedente, che aiutino a conseguire una raccolta differenziata coerente, insieme anche all'utilizzo di sacchetti appropriati, appunto, che spesso non vengono utilizzati, e abbinato alla sensibilizzazione al riguardo, insomma, ecco.
Bene, siamo partite dalla consapevolezza che non sempre le luci possono essere tenute spente, non sempre la LIM si può evitare di non utilizzarla, di utilizzare la LIM, e dunque abbiamo pensato potesse essere una cosa curiosa, insomma, importante per ogni classe magari cercare di calcolare il proprio consumo energetico giornaliero per acquisire una maggiore consapevolezza di quanta elettricità appunto utilizzano. E a questo proposito poi volevamo proporre di migliorare laddove non è ancora stato fatto quello che può essere il sistema elettrico, dunque le lampade. Ho preso in considerazione due modelli della Philips. Il primo è una lampada a fluorescenza tubolare, di quelle che si usano anche qui, lunga sui 600 mm, e utilizza 18 watt di potenza, mentre una lampada dello stesso tipo, solo LED, ne utilizza 8 di watt. Dunque, anche confrontando queste due misure, si nota quanto i LED consumino molto meno rispetto a quelle che possono essere le normali lampade a fluorescenza. 18 e 8, dunque più del doppio. Allora, ringraziamo i rappresentanti della stampa che sono venuti ad ascoltare i nostri ragazzi. Avete visto che sono tutte proposte che hanno elaborato loro, no? Spontaneamente, diciamo, a seguito del nostro progetto. Ringraziamo anche i ragazzi perché hanno usato il metodo che avevamo chiesto, cioè andare a fondo alle cose, studiarle e verificare poi se ci sono delle alternative. Loro le idee le hanno, ci sono proposte che riguardano, come avete sentito, anche la dirigenza della scuola, le scelte del consiglio d'istituto, che purtroppo non è presente però insomma in questo momento. Comunque io mi impegnerò a raccoglierle, visto che come coordinatori insomma del progetto, a raccoglierle e a presentarle poi anche appunto alla dirigenza, a chi può fare delle scelte. Come hanno detto i ragazzi, voi avete invece la possibilità di eleggere rappresentanti al consiglio d'istituto che si prendano cura appunto di questi aspetti, ecco. Oggi è anche la giornata dell'ambiente, no? Ho sentito, quindi cade giusta questa nostra rappresentazione alla fine di questo percorso. E basta, direi che spero soltanto appunto che le idee dei giovani e la loro voglia di lavorare in questo senso possano diventare poi il futuro veramente nostro di domani. Allora, buone vacanze a tutti a questo punto.